Ho messo qualche magia nuova, tra cui questa, e adesso noi dovremmo andare di qua. Vediamo se questa magia riesce a non farci beccare dai tipi che tossiscono. Che io li avevo già eliminati, ma sono giustamente ritornati. Lei mi ha visto? No. Se sono a cazzo. Beh, quelli li lasciamo stare. Non mi è sembrato di aver visto qualcosa. Ah, una medusa, ok. Allora, lì ci sono delle palle ma saranno delle trappole, immagino. E qui, questo spazio vuoto. Beh, qua ci sarà il boss comunque, quindi cioè, non mi aspetto che ci siano quei cosi in mezzo. Devo affrontarlo di sera, sto boss, non è proprio l'ideale. Anche se io li sento vicino. Ah, ci sono di quei cosi, ci sono pure sti stronzi. Stanno in 4. Oppela. Se magari evitiamo di farci ammazzare brutalmente. Tra un scelo sacrificale, bravissimo. Porca puttana, un sacco di magia ho sprecato. E porca puttana di Eva. Andata bene. Fai manovra, scrivimenti dorati. Qua dobbiamo trovare l'albero madre prima di attivare il. Aspetta, no, questo non mi serve. Mi serve l'altro. Tanto serve. Oh, guarda, gli manca un cazzo di vita. Ma sono un coglione, cazzo. Potevo ricaricare prima. Allora si stanno scannando per bene. Molto bene. Allora, l'albero madre minore è qua. Quindi ci sarà un avatar qui in giro. Rovine dei Silvani. Rogi, immagino. Togo! Ok. Cotonino, va benino. Spam. Aribam. Qui dove stiamo? Ah, ok, qua. Là ci sono delle altre meduse. No, aspetta. Dardo d'osso avvelenato. Aspetta, qui c'è un teschietto. Non vorrei perdere, in realtà. Qui c'è
c'è un altro teschietto che non vorrei perdere. Ah, questi sono quelli che ho visto dal ponte, ce ne saranno una manicata qua. Merda. Non vedo un cazzo. Aia, no, 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 quello fuori, quello fuori. Oh, 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 bastardo. Sto qua, giovane. Ah, cazzo, devo... Dai, una magia mezza. Mi sta bene utilizzare la magia in questo ambito, eh. Questi sono veramente stronzi. Ma si ammazzano tra di loro? Anche? Porca puttana. Oltre a far fuori me, Cristo. Stanno facendo un bello scudo di merda. Ah, un altro ce n'è. Porca mignotta. Oh. Scusi, giovanotto. Qua c'è un passaggio. No, via, via, cazzo, via, cazzo. Via, cazzo. Meno male, che culo. Sì, va bene, più avanti forziere, va bene. No, pensavo ci fosse un drop. Va bene. Ah, mi ha ridato le fiaschette. Allora, mi faccio l'esplorazione di questa zona, magari mi attivo anche la grotticella. E me la sospetta la cosa, invece no. Ira dorata, vabbè, sono tutte cose per chi ha fede. Noi fede non ne abbiamo. Non ne abbiamo più in realtà. Allora, facciamo una bella cosa. Esploriamo di qua. Facciamoci un bel giro. Io sento ancora qualcuno di questi stronzi. Infatti ci stanno, ce ne stanno ancora. Beh, chiudiamo il giro però prima. Anche se sembra abbastanza chiaro dove sia la grotta. Aspetta che nel frattempo potremmo anche mettere questo. Oh, sempre di notte mi capita di girare. Vediamo se ci vuole la chiave per entrare. Secondo me no. Infatti no. Mi attiverei il falò. E dopo che tiriamo giù il boss dell'albero, lasciamo il suo percorso. Galleria di Altus, molto bene. Grazie per tutta scoperta, molto bene. Qua ci mettiamo il tesorino così non me lo dimentico. In realtà ho visto che c'erano due zone dove buttarsi. Poi ci guarda. Allora, quindi ok. Qua va bene. Da recuperare così al volo. Qua sta pieno di gufi.
visto se c'è qualcosa. Li sento sossire sti stronzi. Se vedono mica. Ah, tutto dritto io dovrei riuscire a beccare dei tipi alle spalle, più o meno. Eccoli là. No, no, col cavallo, col cavallo. Ottimo, aspetta, c'è ancora un po' di merda qua. Io però sento ancora sti stronzi. Di qua si... Poi si sale e... Vabbè, dovremmo farci forse prima questa zona di qua. Vabbè, idem. Ah, un lumacone, ok. Mi chiedo dove sia il... boss. Sti stronzi, sento tossili ovunque. Questi li posso prendere da qua, yeah. Un po' di difficoltà, ma sì. E infatti ce n'è un altro là. Ma dove stiamo? Aspetta, fammi vedere a muro muro se c'è qualche cosa, anche se dubito che ci siano altre grotticine qua, però porca puttana di Eva. Quella. Sì, c'ha un po' le movenze da mimico. Allora, ma vabbè, in realtà non credo di aver bisogno di eventuali due mani. Breccia. Magari due mani con la spada e non lo scudo, Cristo. Una strage. Una strage immotivata di lumaconi. Attenzione, due in uno. La convenienza prima di tutto. Vediamo qua invece che c'era. Pavese con effigie. Questo è quello di Demon Soul, questo scudo. Grande scudo. È lui! Grande scudo raffigurante una scena divina nella discesa delle lacrime per benedetta la Bro Madre, un malinconico retaggio di un'era banata. La scena divina di per sé in invocazione sacra che ripristina gradualmente PV. Forza 22, potrebbe valerne la pena. Pro fisico 95. Vediamo. Vediamo. Thank you.
c'ho ancora gente che tossisce, ma è possibile? Viene da qui dentro, viene. No, stai lontano da qua perché ci sarà l'inculata. Sento ancora gente tossire. No, se n'è andata. Eh sì, c'è ancora gente che tossisce. Qua ci sono pure i guardiani degli alberi, però. Allora, facciamo il giro, va. Allora, dovrei aver beccato in qualche modo, non so come, una statua di Marika. Mi sembra più grosse delle altre queste. E questo è il boss. E infatti è il boss. Porca puttana di Eva. No, quasi va tutto di magia. Porca mignotta. Uppela! Bellissimo! Spacca il culo se mi piglia! Come il Mimic! Aspetta un attimo. Ah, ma c'è sta un altro là! No, via, via cazzo! Aspetta che mi dà una testata! Madonna santa! Madonna santa, aspetta, aspetta, no, 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 non morire adesso, non morire adesso. Aspetta un attimo. Sbarazzati di quello. Porca mignotta. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Bastardo. Uppela! Bastardo! Ma no, ma stavo a terra però! Cioè, stavo a terra però, Cristo, dai! Avanti però! Ah, dalla galleria mi fa ripartire, certo! Ma togliamo un attimo questo. Naturalmente resistenza ai danni non fisici. Però non è questo. Questo è. No, però non c'è il coso mortale da qua. Tanto missione 1, recuperarsi le anime. Mo mi devo riammazzare tutti, cioè. No. Che no. Ma cazzo ero andato a finire per prima di morire? Però vedi, già appena sono due di fila ti spaccano il culo. Cioè, scusate, dove cazzo sono andato a finire io? Con le animelle. No, 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 no! No, signor boss! No, 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 no! No, però questi non aumentano! Ma qua sta pieno a tappo, però! Sta pieno a cazzo di tappo. Uppela! Mazza che vomitata, giovane! Giovane!
Ma che ha mangiato? Ha mangiato pesante, eh? Ha mangiato pesante, sì. Oh! Caputtana di Eva. Allora, pezzo di carne. Tutto bene. Allora, secondo me questo non aumenta niente. Allora, a sto punto, mettiamoci questo. Cerchiamo di bombardarlo. Dove stava Giovanotto? Eccolo lì. Però aspetta, se riuscissi a ammazzarmi pure questi, no. Sarebbe mica male. Venghi, venghi. Venghino signori, che qui c'è il vino buono. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo lui. No, che cazzo di Cristo faccio. Oh, pelina. Oh, aspetta. Aspettino. Aspetta che sta vomitando, John. Però quando vomita è più debole. Che cazzo fa? Vabbè, mo, arrivederci. Colpo di spada finale. Al volo. Spam. Bam. Spada. Lacrime di cristallo Liquae Cremisi. La guida solida maculata. È un pezzo di girasole mandato. Vediamo queste lacrime che da un po' che non troviamo delle. Ecco. Incrementa brevemente i PV massimi. Ok. E l'altra era. Signore del sangue. Incrementa resistenza e cura l'alterazione, era questa? Sì, forse era questa, sì. Resistenza e cura l'alterazione. Ok. Dove siamo finiti? Ok, dobbiamo passare di qua e poi di qua. Però se continuo a sentire sti stronzi. E comunque la cosa del balsamo dura, no? Che qua mi sono andato a infognare qua sotto. Quante anime ho? 40.000. Purtroppo non ci faccio niente, ho 40.000. Aia, aia, aia. Questa sa tanto di inculata. Va bene.
Bene. Macchina 3. Cicciolina. Cicciolina, perché ne serve un sacco per livellare. La sanguirosa. Allora, di qua nel pertugio non c'è sta niente. Allora, di qua si potrebbe salire su, però non c'è bisogno perché c'è il teletrasporto. Quindi va bene. E oltre ciò non c'è sta nada. Ehi, cos'era, una lunetta? Qua tutte le lunette sono importanti. Mi starò perdendo l'infinità più assoluta di roba. Va bene. E vedi, questo mica l'avevo visto, aspetta, no? Stavo sicuri, eh? Oh Cristo, colpiscilo Cristo. Cioè non diceva a lei, cioè diceva a Maurizio. Ah, due fiaschette, molto buone. Grazie mille. Qui è molto 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 utile la magia. Qui dove sto? Diciamo che mi taglio fino a qua e poi vado di là. Sarebbe utile, per non dire necessario, trovare un falò nella nuova zona, così posso farmi la galleria e poi ritornare nel punto di prima. No. Qua non ce la fai? Sì. Ah, questa è la zona con i mulini al vento. E quello lì? È cattivo? Ah, è una signorina. Scusate signorina, non volevo interrompere il... Spam! No, no, non ho letto il messaggio, non ho recuperato neanche... Va bene. Delle roselline alle porte. Curiosa sta cosa. Qui dove stiamo? Allora, lì c'è una palla. Dorata. Sala vista, puttana. Protezione dell'albero madre. Vabbè, sarà un altro incantesimo che non possiamo usare. Incrementa la resistenza ai danni d'affinità dell'esecutore e dei suoi alleati. Questo è bello, eh. Questo è utile. Allora, io qui giù non ci sono stato. Io direi di farmi la parte su e poi da giù proseguire qua. E sbam! Bam! Bam! Ok, mi sono perso il villaggino. Molto bello il villaggino. Chissà perché ci sono delle... Qualcosa? Signora? Arriva. Ah,
C'hanno pure in testa le rosellina. Grasso velenoso. Quello lassù in cima. Ok, boh. Questa di qui dovrebbe essere la capitale. Di fronte a me, sì. Qua già ci sono stato, sì. Ok, definiamo il piano di viaggio. Mi farei qua e poi l'altra parte. Tutto il villaggino. Ma entrando dalla porta principale sarà un po' pericoloso. Dominula, villaggio del mulino. C'è un falò. Ma che carine! Oddio. Bello però. No, no, mi ha incuriosito, quindi faccio prima questo della galleria. Ma sono nemiche, sì, sono nemiche. Dobbiamo farla diversa sta cosa del lock, perché ti toglie un po' di suspense. A parte che è invasivo anche a livello visivo. Ah, lì giù ci andremo dopo, sì. Esaminiamo questo mulino, vediamo se c'è qualche cosa. No? Allora, prima di salire di qua vediamo questa via. Ci sono parecchi messaggi. Intanto quelli salidono, se la spassano. Sembra ci sia un oggettino e spero nessuna inculata da qui a lì. Praticamente c'è un oggettino. Teschio del celebrante. È un altro di quei martelloni pesanti, vediamolo. Intanto pure una foglia capillare. No. Eccolo qua. Martello da guerra. Ah, e posso anche utilizzare. Massiccio randello decorato con fiori e stoffe multicolori. Oggetto cerimoniale usato dalle danzatrici di Dominula. Villaggio del mulino durante le festività. Ah, quindi sono in festività, molto bene. E l'estremità contundente monta un enorme teschio, troppo grande per avere origini umane, garantisce una ridotta quantità di rune. Qua, mettendo a segno un attacco? Che senso? Cos'è? Mi sono curioso. Che senso dà una quantità di rune per ogni attacco? Perché con questo si va a livellare. Proviamo, Eri a due mani. Allora, in questo rudere c'era qualcosa? Sembra di... no. Ah, forse indicano che è la festa. Queste cose azzurrine. Signorine, posso ballare con voi? No. Vabbè, allora facciamo questo, va. Va bene, basta, Ok. Attaccano? No.
Ma io non le voglio attaccare. Tara 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 tara. Penso che se ne attacco uno le altre mi spaccano il culo. Però vabbè, no, presto le attacco, poi vediamo. C'è una vietta nascosta. E quelli lì sono pure nemici. Un'aurea, fa piacere. Un'aurea. Vediamo quei due là isolati. Che fate? Avete vomitato? Oh, questi sono cattivi. Aspetta, non ho messo a segno un attacco. 20 rune. Però. Oh, ma che cazzo che si incastra nel gradino, testa di merda. Madonna, ma questo si livella da panico. Bellissimo. Abito festivo modificato. No, questa me la potenzio subito, eh. E qua col cavallo bisogna salirci, forse. No, in realtà no. A qua è dove ero prima. Allora, togli questo, metti questo. Metta la forza, la destrezza, la fede. Contrattacchi, colpo finale, attacchi caricati, attacchi che riducono il vigore di chi blocca, contrattacchi specifici, velocità difensiva, tutto dall'arco. Colpi consecutivi. Facciamo questo, così magari recupero qualche PP. Questo è pericoloso. Va bene, va bene. Poi casomai li veniamo a sterminare questi, però li facciamo ballare un attimo per adesso. Ma devo provare a mettere l'altra runa maggiore per vedere che cazzo cambia, tanto non è necessario sbloccarla a quanto pare, quella di Rennala. Brava, bravissima. Quelli sono cattivi, quelli che non ballano sono cattivi. Oh cazzo. Oh, 20 rune per ogni attacco. Qui si livella, eh. Aspetta, no, facciamo così. Aspetta, questa va uccisa, quindi quantomeno gli faccio il backstep e recupero un po' di salute. Scusami. Stava limonando con l'arma? Ho visto male io? Stava limonando con l'arma. Stava cercando il sangue, insomma. Stesse diverse facce della stessa medaglia.
svoltante sto martello, per andare a livellare. Non so se utilizzarlo sempre o solo nei momenti di livellamento. In ogni caso, per adesso lo lascio un attimo da parte. Le katane. Quanto ci voleva questo? 19 di arcano. Porca puttana di Eva. Va bene, sto cercando di guardare tutto perché non vorrei perdere niente in realtà. Anche se poi succederà lo stesso. Qua niente, ci sento. Controlla tutto. Poi al ritorno facciamo una strage. Allora, là sopra come ci si arriva? No, no. No, no. No, lo sapevo io. Che siete stronzi. Che si sono incazzati per colpa del cagnolone di merda. Vaffanculo, va. Stronzo e bastardo. Allora di qua non c'è sta nada. Va bene. Allora, qua c'è un oggettino. Piano di fango, bene. La quantità di cose che mi starò perdendo sono indescrivibili. Vabbè. Un attimo dritto per dritto, va. Voi siete tranquille o ben cazzate? Vedi che là c'è qualcosina. Aspetta un attimo, scendo. Ma questo è proprio morto così col culo all'aria. Carne pregiata. Bastarda e stronza. M'ha fatto cagare in mano. Aspetta. Magari non c'è niente. Infatti non c'è un cazzo. Quindi io di qua però non c'ero stato. Eh no. C'era la stronza prima. Ah, statua di Marika qua. Ah, vabbè, allora si fa seria la storia. No, questa è cattiva. Caputtana e stronza. Quello non si viene fregato niente, va bene. Onestissimo. Andiamo di qua, se c'è qualche cosina. No. Beh, ci sarà un bossino qua, immagino. Un bossino con 47.000 anime. Tipo quello sarà il boss. No, no. Oppela, ma che cazzo vuoi? L'apostolo. Madonna santa. Madonna santa, bellissimo! Bravissimo! Cazzo, lo abbassa, ma ce l'ho fregato! Che fa?
Brevissimo! Ma che sound! Si è avvelenato lo stronzo, non sembra. Bastardo! Ah, si è perso una boss fight, bellissima. Cioè, era un salame, però artisticamente molto bello. Scorticatore da sacriderma nella fiamma funesta. Vediamo lo scorticatore da sacriderma, che sembra interessante dal nome. Lo posso usare? Sì! È una lama gemella. Ah, bellissima! No, una doppia lama. Ha una falce da una parte e un punteruolo dall'altra. Vediamo l'attacco speciale. Mica male. Bellina, bellina, bellina. Da potenziare. 61.000 anime. Quindi il livellino ci esce pure. Posso attingere al falò? No. Tocca la grazia. Ma è un po' più di là. Un po' più di là comunque. Posso riposare alla grazia, va bene. E nuovo livellino. E mettiamo intelligenza a 30. Bene. Ah, siamo quasi al livello 100. Interessante. Allora, qua niente. Qua niente. Bella la boss fight, bello il boss. Però devo fare più difficili. Beh, qua è tutto. Devo andare nell'altra penisoletta. Poi farò una strage al ritorno. Una strage motivata, perché proprio senza motivo. Ah, vedi, là c'è un oggetto che mi sono dimenticato. Eh? Eh? Girato? Sì. Un cono si arriva. Boh, una cosa mozza. Tipo vaniglia. Ah, diventano cattive le altre però. Ba-bam. Lucciola d'oro, molto bene. E tanto di farli vedere come se la prima volta che mi trovassi. Ma non è così. E questo that's it allora. Ma di là sulla sinistra non c'ero sceso. Vabbè, al ritorno ci scendiamo. Non so se c'è dell'altro, ma sembra. La palla di fieno. Certo, il falò qua mica lo capisco tanto, però scusate, ci sarà un motivo se c'è un falò qua. Tutti sti mulini, non si può accedere a nessuno? Madonna, ma ce n'è morta di gente qua. Sbatam pam. E sbatabim pam. Vai con la strage immotivata. Aspetta, però mettiamo quello
per recuperare la stamina. Siamo belli, belli leggeri. E qua sulla destra mi ero dimenticato qualcosa. Quello c'ho. La mia vecchia falce. Un'aria 1. Grasso folgorente. Spam pam pam. Dove cazzo è uscita l'arma? Attenzione! Peccato il boss, lo potevamo fare più difficile. Ma succede un cazzo di macello. Runauria, ok. Queste danno runette come drop. Certo, livello 3. Abito festivo. Ah, dobbiamo vedere i due abiti che abbiamo ricevuto. La descrizione dell'arma, vedi, danno runette come drop. E questo fantasma qui che cazzo l'aveva visto prima? Ah, mi giungono note di festa. No, 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 non mi scuoiare, la mia pelle è sudicia, credimi. Questi scuoiavano per festeggiare, va bene. E inventario, no, dovremmo averne trovati due, uno modificato. Abito festivo modificato. Abito cerimoniale indossato da coloro che danzavano in occasione della festa di Dominula, il villaggio dei mulini a vento, leggermente insanguinato. E quello normale, che è più pesante. Abito cerimoniale indossato da coloro che... Okay, vediamolo così per curiosity. No, no. Torniamo col... Vediamo questo, non l'abbiamo visto, carico medio. Corazza dei cavalieri schierati a difesa della capitale reale di Leyndell. Alla sinistra del petto reca... Ah beh, dicono tutti un simbolo. Reca il simbolo del culto dell'albero madre, un tempo era difesa di un incantesimo di protezione. Va bene. E riposiamo al falò, sì. Allora... Potrei azzardare un nuovo cambio di armamentario. Potrei azzardare un nuovo cambio di armamentario. Allora però mi finirei la zona per accumulare qualche animale in più. Quindi uno, due, sono tre mulini differenti. Per accumulare qualche animale in più ed essere sicuro di poterlo fare. Mettere il martellone e la doppia lama. Però la doppia lama ha una vita speciale veramente lenta. Figa, però veramente lenta. E questo? Via! Bastardo! Ah, questi sono quelli stronzi. Vi aiuto io, giovani. Questi che sono aristocratici, ok, no vabbè, alzate. State, state. Sono patetico, ma perché, giovani? No, 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 non te voglio fare male, giovane. Quello cos'è, un cane? Un cane io voglio fare male.
filo di carne cruda, non è la prima volta che becchiamo. Ma quindi di qua non c'era praticamente niente. Eh sì, perché sta diventando un po' overpowered questa build con questa doppia katana, almeno nel gioco offline, con online mi spacca nel culo. Di qua non c'era niente di significativamente importante. Là c'è il secondo mulino. Ma sì, randomicamente. Sono un po' di zicchi e zacchi, anche se giù siamo stati. Cioè non qui giù, qui giù ci dobbiamo ancora stare. Ah, là ci sono le signorine che ballano. Voi siete innocui? Non sembrate. Fruttino. Ah, qua c'è pure uno stagnetto di gente. Lei si alzi che non la crede nessuno. Sto bene. Ah, di là si passa. Va bene. Ok. Sei particolarmente indimenticabile. Pasco del mulino a vento est. Ah cazzo. Ma diventano cattivi. No no cazzo, questi esplodono. Abbiamo finito? Scusate signorina, io non vorrei rovinarvi assolutamente il divertimento, però aia, il gioco mi impone di non fidarmi di un cazzo di nessuno. E quindi sti gran cazzi. Scheggia di osse umane. Cappuccio blu. Abito da viaggio nobiliare, guanti nobiliari e pantaloni nobiliari, tutto il set nobiliare e spade gemelle da cavaliere, interessantissimo, ora vediamo tutto. E se ci dà delle armi nuove che ci fanno mettere in dubbio quelle che vorremmo utilizzare, ben venga. Ben venga il dubbio. Allora, proviamo a vedere un attimo tutto il set. Cappuccio blu aumenta il PV, aumenta, incrementa la mente di quanto? Di 1. Da 6 in più di... Dono conferito a chi veniva incaricato di affrontare da solo una nobile impresa in terre lontane senza la prospettiva di ritorno. Dopo aver ricevuto la guida di grazia, d'altro canto era impossibile tirarsi indietro. Vediamo la veste da nobile. ma vado a trovare. Ecco, da viaggio nobiliare. Tenuta da viaggio realizzata con un tessuto di bianca seta metallica indossata dai reali in esilio, con indosso un capo di tale fulgida bellezza, un nobile non arrecherebbe danno al suo linguaggio, neppure se venisse trovato morto in un fossato in mezzo al nulla.
Nobiliari. Quando sono capo, ok. Vediamo anche il nobiliare. Che saranno questi? Beh, Cappuccetto Rosso. Così ci sono leggero. No, carico medio. Semplicemente questo. Carico medio. Incredibile. Non andrò mai in fast roll. Mai nella vita. Mai. Torniamo con quello che avevamo prima, va. Questi che erano quelli cariani. Ah, le spade, attenzione. Spade gemelle da cavaliere. Ah, un'altra spada doppia. Un'altra lama gemella. Questo è pure interessante. Magari si può anche infondere. Interessante, interessante. Magari anche meglio di questa. Vediamo. Non lo so, vediamo, proviamole entrambe. Allora, c'è una terza. Ci è spawnato qua col teletrasporto. Ci dovrebbe essere un terzo mulino. Questo qui. Che fa lei? Madonna santa! Ma le pare il caso? Madonna! Maschera di scintipietra ama. Veste da mago guerriero. Polsini mago guerriero. Affasciature mago guerriero. Ok, un altro set. Madonna, ci sta sparando un sacco di roba. Allora, vediamo questo di qua. Che fa? Aumenta intelligenza e forza a scapito dei PA. Una delle maschere di scintipietra conferite agli scolari di Raya, Lucaria e le sue ricerche sono state ritenute immeritevoli. Gli scolari delle pitone di Aima perseguono il potere per placare i conflitti, per questo studiano la stregoneria del fuoco, di cannone e del martello. Immagino che gli altri stanno più nello stesso, più o meno. Eccolo qua. Questa è la camera lasciata perché è stato in battaglia allo scopo di guerra. Quando l'Accademia si girò le sue porte allo scoppio della guerra, solo gli studiosi di Aimos osarono avventurarsi all'esterno, ma la reclusione non è mai terreno fertile per nuove scoperte quanto una comoda via di fuga. Tutto bene. Qual erano questi qua, il viaggiatore? Mago guerriero questo. Anche no. Vabbè, torniamo un attimo con il nostro set. Cariano, Cariano. Lì c'è un topon de toponi. Poi mi mancherà questa katana, mi mancherà. Allora, aspetta, di qua si entra, però vediamo un attimo di qua. Tanto pigliati una fiaschetta. Ok, dove ero prima?
Non c'è nient'altro. Good. Attenzione al topino. Avventuroso e avventuriero. Ah, di qua si può scendere, si va di... Ok. No, io non sono stato qua giù, credo. No, credo proprio di no. E qui giù... Ah, vedi. Ah, qua è il castello di Lombroso. No, non sono stato in quella parte di là. Allora, un momentino, perché qua ci sono dei toponi schifosi, rattoni schifosi. A sinistra, bravo, bravo. E destra, destra, sinistra, sinistra, tutto a posto, i scoiattolini. Allora. E sbam! 3 in 1. Uppa la porca puttana di Eva. No, cazzo, ho sbagliato. Voglio avvelenare un topo di fogna io. Sto coso voglio avvelenare. Ma va a cacare, va. Cenere di topo gigante. Tutto bene. Quindi sti mulini fanno qualcosa, cioè... Si deve interagire in qualche modo con sti mulini oppure no? Sono lì per... Eh sì, è gigante. No, non li devo distruggere, non ci devo fare niente. Mi sembra strano però. Quindi, by the way, tutta questa zona fatta. Fino a qua. Questa la devo fare, vedo, me lo sono dimenticato. Devo farmi tutta questa zona qua giù. Questa. E tutto fino a qua. E poi mi devo fare tutta questa zona qua giù. Ancora c'è un bel po' di roba. Allora, attenzione, perché qua avevo visto un posto in cui non ero stato. Non sbaglio, dove c'erano i maghietti. No, prima. Di qua. Devastante, devastante quest'arma. Guarda castello, è sì, molto bello. Molto, molto bello. Attenzione perché... Bam! Dammi quello che cazzo c'hai in mano. Rune aurea 10, hai visto il bastardo. Allora, voi scoppiate. Così. Ah, un'altra cosa volevo provare. Questa. Vabbè, su questi magari non hanno tanto senso. Anche se sembra che il danno lo fa. Ah, fa danno pure a me però, Cristo santo. Aspetta che di là c'è qualcosina. No, no, scusa, babà, ma lo lascio stare questo, ma che sto pietà. C'è pure ragione. Ok,
questo. Ah, sto di qua dove non volevo andare. Ok, va bene. Facciamo così, vado fino a qua e boh, poi vado a... Giusto, mi affaccio per vedere che c'è, che c'è un bel posto di guardia. Ma ci sono delle rovine là. Va bene, un'altra volta. Tra l'altro mi devo fare ancora pure la cava. Quindi, or dunque, perciò, vediamo un po' che sa da fa. Allora, lo ristrutturiamo come se dovessimo fare tutto da capo. Allora, se io facessi un set del genere, sto improvvisando, bastone dello smarrimento, interessante, qualche bastone lo posso pure vendere. 52, 52, ma esagerato 52. Se qua metto una spada innastata, trovarla. Anche se quello di là è più bella di tutte. Mettiamo questa per esempio, no? Qua invece ci metto il martellazzo. Questo di qua, carico pesante. Vedi, mannaggia la merda. Potrei andare un po' più... Andare con qualcosa di un po' più leggero, ma non troppo. Scendere un po' di... Ok. Qua non ha capito niente a livello di dialoghi. Ah, questo se ne sta morendo. Va bene. Forse dobbiamo avvisare l'amichetto. Guarda che sta male, amico tuo. Signorina, ci dice niente di nuovo? I am pleased. Would you like me to help? Then good day to you. Basta. Greetings, you hear this? I can hear it from the house. You should keep your dis. I know you. Vabbè, a posto. Ma come l'hanno fatta candida questa signorina? Con le guancette rosa. Allora, potenza armamento. Questo richiede pietra da forgiatura. E questo richiede pietra da forgiatura. Devo comprare una manicata da panico. Chiedono tutti pietra da forgiatura. Però questo prende città destrezza. Mi mette in difficoltà questa scelta. Lama gemella degli apostoli di Sacriderma celebre per la foggia inquietante. Un'estremità monta un falcetto in grado di aprire profondi squarci, mentre l'altra si compone di una punta spirale che penetra le carni. Il primo di disarma richiede grande maestria a causa della sua natura asimmetrica. Caso servono una quantità smisurata di pietre che non ho. Ah, guarda chi c'è qua. Sicura? Continua a non esserci nessuno, va bene. Dai, un giretto va fatto. E magari va a riparare. Ricarico la scena e ci riparlo con la signora, vediamo se qua c'è qualcuno.
Con chi altro si può parlare? No, con la signora no. Qua ho comprato tutto, no. Che ho ucciso io di boss? Ah, era Elmo di ferro in bassa condizione, energia nel trasferimento usato da Elmer del Robo. Vabbè, allora questo quanto so? 10.000 e 18.000. Vabbè. Compra. I colpevoli vengono marchiati con rovi di ferro rigido, sovente presagio di una sentenza di morte. Elmer uccise numerosi docenti e mercanti, guadagnandosi l'appellativo dell'assassino di Globo Cinerio. Ah, ecco perché quando lo incontriamo... Poi possiamo offrire i colpi cineri. Allora, vediamo un attimo come ci sta. Dovrebbe essere più leggero, più o meno. Insomma, più o meno. Ma sì, dai, ci può stare. Con lei abbiamo parlato, con lui in realtà. Lei? Journey to the camp, two fingers with you and me. La disperazione di Nafeli. Ah, you've already heard. Indeed, it seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what's a man to do? Ma io non devo dare un liquido a Nafeli. Frankly, I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Mostra gli apposizioni di Seruvis. Is that potion what I think it is? Bloody Celibus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The Round Table has no code to speak of. But... I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Magari no. Would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Però mi gioco Ranni così, secondo me. Good. I'll dispose of the potion myself. You go and see Celibus, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Vedo pericolosa sta cosa. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own arse he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Non andrà così bene. Find the Albin, she hides in a cave, she knows... sì, ho capito, però... Non mi ricordo dove mi ha detto che l'altra parte era il medaglione. Le dicono porta a porta vivo segreto. Non ho capito qua. Offri goblocinerio di Tops che mi permette di acquistare questi, forse non lo so, no, forse questi. Prendiamone 15. Poi devo farmare un po' di cose. Guarda difficoltà. Va a cagare, va a posto. Attenzione ai scrementi, molto bene. Aspetta un attimo. No, no, aspetta, faccio una cosa prima. Volevo ricaricare la zona e parlare con... ora lui. Però prima volevo un attimo ributtarmi di qua, in verità. Vedere se succede qualcosa. Se è cambiato qualcosa. Prima cosa abbiamo fatto, ok. Guarda quello col candelabro che fa cose, bravissimo. Qua niente. Qua niente. Uh,
ha un aspetto familiare, ok. Va bene, allora ricarico la zona. Andrò a parlare con una bastardella. E... che si trovava di giù. Di giù. Di qui. E poi andiamo anche a parlare con Serubis. Non ho ben capito la cosa delle bambole, in effetti. Ah, you, please. Vabbè. It's pathetic, I know. Ho parlato con Kideon. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out for indulging my emotions, forgetting the mission, punishment for offing his pawns. Father, mother, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him, to place him on the throne of Elden Lord. And yet I, though it was not my intent, I betrayed him. Okay. And I, to think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? Okay. No, how could I say that? Father has always given me his guidance. And now... I've lost it. Okay. Consegna il re Falco Tempesta? Is that cos'è? Ash? I can smell the ancient storm in it. My thanks. I'll gladly take it. Il piccione che abbiamo trovato. I'm not like Roderica. I don't feel the presence of spirits, let alone see them. Still, this ash. È il piccione il re. My first sì. Hawk. Thank quello you. Che non potevamo evocare. Ok. In this ash. It reminds me of... Va bene. Vediamo se il paparino ci dice qualcosina. Bella quest'arma, bella. Giusto. Ha capito. No, non dice niente. Ricarico un'ultima volta la zona per vedere se cambia ancora qualcos'altro. Perché magari sono tante cose che bisogna dire una dietro l'altra. Quello sta cercando delle rune perché è rimasto senza soldini. In this ash, it reminds me of my foot. Ok, va bene. Andiamo da Mr. Selubis, va. Qua. Perfetto. Non ho trovato il punto dove è caduto il meteorite. Madonna santa. Madonna, il drifting più estremo. Taglia così. Taglia così. Patam. Niente. Liscio totale. Martellazzo. Boom. Sto robo, sennò ci esco pazzo. Bravissimo, non abbiamo fatto 100. Ciao caro. Eh sì. Well done. Ah, Nefeli Lu, ok. Useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Salavis. Ah, okay. Sembra un po' il casco di Blasphemous. If you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. You wish to begin, right? Well, sì. Your impatience, though boring. Studia stregonerie. Falange cariana. Non la posso usare. Rappresaglia. Questo è interessante. Il giro di scintipietra, la mossa di giro di magia di scintipietra sono tutti interessanti.
E diffonde gelida anche questa se prima può essere lanciata in movimento la carica amplia l'aria. La gelida vecchia insegnò. Interessante questa, la vorrei comprare tutta, madonna, fare un bel giro. Mi You vuole dare la tua break into a stanza? man's private Aia. chambers, rooting about as you please. Your offishness Ce lo knows siamo what giocati. bounds. Fine and well. You tricked Nefeli and had her drink the potion. I believe that makes you my accomplice. You yearn for a puppet of your own, Che Well, senso? normally one of your stature would never be allowed. But perhaps I can make a very special exception. Now, choose. Ma c'è cosa? Che senso? Fantoccio della Vergine Teolina. E fantoccio di vasaio. Usalo per evocare lo spirito della Vergine. Ok, questa Vergine di Ita non ha mai incontrato un senza luce da guidare. Impiega magie curative e vasi d'acqua santa, ma non è certo una guerriera rotta a mille battaglie. Ok, quest'uomo ambiva a diventare le viscere di un vaso vivente. Esperto conoscitore di vasi, sa lanciare con perizia in gran varietà. Una volta il vaso curio si rivolse sarebbe male nessuno dei due. Prendo lei però. Ok. Peccato non le posso prendere So, entrambi. you had Nefeli drink the Ma ci potion? stiamo mettendo nei guai. Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much if I had to begin Queste vanno comprate. C'è poco da fa. C'è poco da fa. Va bene, allora io ammazzo lo scoiattolino col martello. Ha dato 20 anime in totale, quindi forse le anime sono proporzionali alla difficoltà del tipo di combattente. È possibile questa cosa? Curiosity, eh? Anche se muoio male, chi se ne frega. Cioè, andiamo là, attacchiamo a cazzo di cane. Aspetta, mettiamo così. Magari resistiamo un po' di più. No, 20, sempre 20. Scusa, ma non mi dà però le anime di quando uccido. 20 e 20, 40. No, aspetta. Ah, me ne dà ma non si vedono. Infatti meno preoccupato. 20. Però 20 a 20. Cioè 20 a 20 si fanno le cose. Poi insomma è anche bellino da usare. Ah, ecco cosa potrei fare invece. Testare la spada 1 o la spadina 2. Cazzo, stanno le spadine strane. Con l'albero e bestia la luce, hanno cambiato il nome forse.
Ovviamente le cene di guerra in questa non si possono cambiare, forse nelle altre sì. Martello d'arma forse non l'avevo. Che figata. Bastardo. Bella sfida queste due armi, certo è un po' lenta quella abilità, è un po' lenta, c'è poco da fare. Ecco che devo fare, la runa maggiore. Non c'è solo questa. Allora, vediamo cenere di guerra per quanto riguarda... questa la posso cambiare? Ok. Allora la rimetto in gioco. Fulmine non c'ho niente. Spade gemelle da cavalcante sanguinante. Cavaliere fredde. Incendiarie. Non c'ho niente per l'elettricità. Allora, in una prima con incendiarie. No, standard, facciamo standard così non cambia. E all'altra gli mettiamo questo gelante sempre standard. Quindi questa sarebbe. E mi rimane un po' di gelo nell'arma, sì. Però non mi rimane il fuoco nell'arma, ok. Se no le tengo entrambe. Pazza idea. Pazza idea. Quella del gelo era interessante, vediamo. Queste di qua. No, sangue non standard. Se no le tengo entrambe. Non ho ben capito che fa. Ma io perdo il sangue. Questa di qua del gelo è più interessante. Abilità. No. Tengo questa con l'abilità del ghiaccio. Mi sembra ultra interessante. Io non ho il martello che gli posso mettere invece. Lazzo.
perché però insomma per 20 anime, boh, vediamo se ne vale la pena investirci. Allora, facciamo una cosa, mettiamoci qua l'arma innestata. Ma c'è pure la zanna lunga. Interessante come arma. Mettiamoci questa. E qua ci mettiamo la katana, siamo ancora in carico medio. E la doppia katana non ce la facciamo secondo me. No, carico pesante. Va bene così.